Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A testa in giù il leader socialista, io lì non ci vado. Ma sì, è legittima, fa bene, mi sembra una polemica del tutto trascurabile, anche perché se Elly Schlein dovesse disertare tutti gli eventi organizzati da persone, comunità di sinistra che hanno invitato a pendere per i piedi questo o quell'esponente di Fratelli d'Italia, della destra, della Lega, non andrebbe più da nessuna parte, poi è liberissima di andare dove vuole, cioè se uno ti invita, se non ci vuoi andare non ci vai. A me sembra che i temi siano altri, non questa polemichetta, mi si nota di più se vado o se sto a casa, no? Come dire, è una manifestazione di partito, non mi stupisce che la leader di un partito faccia retorica sul suo partito dicendo dobbiamo stare compatti e fare le cose che vogliamo, cioè mi sembra tutto nell'ordine assolutamente della normalità, cioè non credo, io ho partecipato a varie feste dell'unità, non mi sembra che ci fossero dei discorsi così diversi, no? In cui si dicesse l'anno prossimo vogliamo perdere le elezioni e ognuno vada per i fatti suoi e il nostro partito fa schifo. Mi stupisce leggere sui giornali oggi le solite tirate sulla destra estrema e tutte queste altre questioni. Cioè, uno che va da Treiu risponde a se stesso, cioè non è che automaticamente diventa un esponente di Fratelli d'Italia, altrimenti David Parenzo dovrebbe essere, no, un esponente di Fratelli d'Italia. Adesso lo vedo, cioè, te lo posso confermare che non lo è, lo vedremo perché sono stato invitato e ho partecipato. Se uno invita, invita Parenzo, che mi pare che del programma di Fratelli d'Italia condivida forse giusto la posizione su Israele, no? O qualche poche altre questioni, fa bene a invitarlo, si confronta con delle idee diverse e lascia spazio, cioè non mi sembra il caso di montarci il grande dibattito, no? Parliamo di altre cose, se volete parliamo di altre contradizioni. Elon Musk per tanti versi è una contraddizione. Ecco, adesso aspetta, questo adesso lo vediamo, esatto.